Dopo 3 mesi dall'arrivo in nazionale e la vittoria in amichevole contro l'Albania per 1-0, durissimo sfogo del CT azzurro Antonio Conte. Sono passati 3 mesi e comincio ad avere le cose abbastanza chiare. Tutti dicono che il momento è difficile e che bisogna cambiare. Poi ti giri e vedi che sei solo. Per ora è cambiato solo l'allenatore della nazionale, tutto il resto è rimasto uguale. Vedo troppe parole e pochi fatti, dice Conte. Sono venuta con grande voglia di lavorare, è l'unica cosa che so fare. E poi, naturalmente, lo sfogo non è considerato un punto di rottura ma di costruzione. Lui, che negli anni in cui ha allenato la Juve, ha spesso rivendicato i meriti e sottolineato le difficoltà. Sono ripresi al Palasport Nando Di Leo di Cerignola gli allenamenti delle formazioni di basket impegnate il prossimo fine settimana in una serie di incontri di campionato assolutamente importanti. Partiamo dalla Castellano Udas che dopo la sconfitta subita ad Agropoli con Guizzo nei minuti finali versa la gara per 76 a 72, si stanno preparando al meglio per cercare di riottenere un successo contro il Castellammare di Stabia che si trova agli ultimi posti in classifica. Invece per l'Olimpica Basket, che dovrà fare a meno di Spod Walker Trovillon, la risonanza sulle condizioni del giocatore dopo l'infortunio di sabato scorso verrà resa nota nelle prossime ore e si conosceranno finalmente i dettagli ed eventualmente gli eventuali tempi di recupero o di sostituzione del giocatore nel caso venisse confermata la rottura della lesione del menisco. Ricordiamo che Trovillon si era infortunato a pochi secondi dalla fine del primo tempo della gara contro il Santeramo. Ultima sfida della stagione del Mondiale di Formula 1 con l'atteso Gran Premio di Abu Dhabi in programma domenica prossima che chiuderà la stagione. In lizza dopo il Mondiale Costruttori c'è il titolo piloti ed è una sfida tutta Mercedes tra l'inglese Lewis Hamilton ed il tedesco Nico Rosberg. Il Gran Premio di Abu Dhabi ha la particolarità di essere l'unica gara che si corre con due condizioni di luminosità completamente e diverse. La partenza infatti avviene nel tardo pomeriggio e poi il tramonto, con una condizione che potrebbe sicuramente mettere in difficoltà uno dei due piloti. Intanto, per ciò che concerne il mercato dei piloti, la McLaren ha fatto sapere che dopo il 1° dicembre diramerà una conferma ufficiale per quanto riguarda i piloti della prossima stagione, ma è certo che tra uno dei due sarà sicuramente Fernando Alonso.